Bentrovati a Acqua e dintorni. Come consuetudine ci troviamo in compagnia del presidente di ADF Roberto Renai. In questa nuova puntata di approfondimento ripercorreremo alcuni dei momenti salienti della Giornata Mondiale dell'Acqua che ricade ogni 22 marzo e che ha visto ADF impegnata in una serie di iniziative con le scuole. Al centro del programma ci sono stati i temi della tutela e dell'uso consapevole della risorsa idrica, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, con particolare attenzione all'aspetto educativo e al coinvolgimento delle generazioni future. E questo è un tema molto caro al Presidente, è così? Sì, è un tema molto caro. Buongiorno a tutti i telespettatori. È stata una cosa toccante perché la Giornata Mondiale dell'Acqua è stata per noi, per spero i bambini, un momento di felicità, ma è stato un momento anche di riflessione e di impegno anche da parte loro. E vedere in una giornata di sole bellissima queste piccolissime gocce d'acqua, con questi bambini pienamente consapevoli di quello che stavano facendo, ci ha veramente colmato di soddisfazione, perché poi alla fine questa giornata è per noi l'epilogo di quello che facciamo ogni giorno, quindi è un momento che noi celebriamo e difendiamo questo valore dell'acqua, ma sostanzialmente misuriamo anche il nostro impegno quotidiano nella Giornata Mondiale dell'Acqua. La mattina, tra l'altro, i ragazzi e le ragazze, ben 130 alunni delle scuole primarie, si sono entusiasmati con il lancio dei palloncini blu ecologici e rigorosamente biodegradabili e sono stati impegnati nelle attività intitolate Facciamo volare insieme tante gocce di futuro. A ognuno di loro è stata consegnata una borraccia di ADF. Prima di proseguire, però, ascoltiamo le parole dei protagonisti della giornata. È anche un momento per riflettere rispetto al fatto che già oggi 785 milioni di persone nel mondo non hanno accesso a un servizio di approvvigionamento di acqua potabile. Giornata importantissima, sempre di più diventa necessario e fondamentale adottare politiche di sensibilizzazione soprattutto verso i nostri giovani che rappresentano il nostro presente e il nostro futuro su quelle che sono le tematiche green, le tematiche solidali nei confronti della madre terra, di madre natura. Io quindi sono molto felice di partecipare a questi accadimenti e ringrazio il presidente dell'Acquedotto del Fiora per averla generata e creata. Ringrazio loro per aver partecipato alla distribuzione, perché noi abbiamo siglato con i bambini un patto, noi siamo i custodi dell'acqua. Con questa giornata, questo momento di condivisione e approfondimento, abbiamo nominato loro custodi dell'acqua. Il patto era consegnare a ognuno di loro una borraccia per non consumare le plastiche. Certo, tra l'altro prima del lancio dei palloncini, sempre per riepilogare questa giornata, gli studenti e le studentesse hanno assistito alla lezione tenuta dal biologo Giacomo Spinsanti sull'acqua come bene primario del pianeta. Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo. Loro stessi possono fare poi da sensibilizzatori all'interno dei nuclei familiari per attuare quelle norme di comportamento che ci permettono anche nel nostro piccolo e nel quotidiano di salvaguardare un bene così importante come l'acqua. E questo è un concetto fondamentale per sviluppare quelli che sono alcuni degli obiettivi, cioè far arrivare queste tematiche all'interno delle famiglie, delle case. Io ringrazio il biologo perché, come avevo detto, è stato un momento di approfondimento e riflessione, ma ringrazio tutte le docenti che hanno fatto un lavoro durante l'anno con i ragazzi, perché senza di loro non avremmo fatto nulla. Quindi questo è un percorso sempre in crescita e, come ricordava il sindaco, ma anche il presidente della provincia, momento in cui poi si entra nelle case e si manifesta quello che è un impegno che non è solo per la Giornata Mondiale dell'Acqua, ma che è per tutto l'anno. E è stata posta anche l'attenzione alla risorsa idrica e ai cambiamenti climatici, rispetto ai quali ora andiamo a vedere un servizio, perché secondo la classifica elaborata dal Sole 24 Ore, Grosseto è la seconda provincia toscana con il miglior clima dopo quella di Livorno. Vediamo.
Giornate molto soleggiate, pochi giorni di piogge estreme e di freddo valgono a Grosseto il titolo di seconda provincia in Toscana con il miglior clima e di 18ª in Italia, secondo la classifica elaborata dal Sole 24 Ore sull'indice del clima, basata su dati di 3B Meteo. Grosseto è la provincia toscana con più ore di sole giornaliere, con una media di 8,6. La più soleggiata in tutto lo stivale invece è Agrigento, con 9,1 ore. Grosseto è 100ª per indice di calore, con 96 giorni all'anno in cui la temperatura percepita è superiore ai 30 gradi e 104ª per ondate di calore. In 26 occasioni la temperatura è stata superiore a 30 gradi per 3 giorni consecutivi. La seconda miglior posizione Grosseto se la giudica nella classifica degli eventi estremi, con 12 giorni in cui ci sono stati più di 40 mm di pioggia e circa 71 giorni di pioggia nel corso dell'anno. Una provincia piuttosto ventosa, con 240 giorni l'anno in media in cui le raffiche di vento si fanno sentire. A giudicarsi il titolo di città con il miglior clima è Bari, mentre in Toscana lo scettro va a Livorno, che ottiene il 6° posto nella classifica nazionale. Da questo punto di vista, in base ai monitoraggi fatti da ADF, come stanno le nostre sorgenti in vista dell'estate alle porte? Beh, mi permetto di dire che l'articolo è bello dal punto di vista turistico, dal punto di vista della gestione idrica, è un pochino diverso. Noi ormai sono più di 2 anni che abbiamo una task force attivata e quindi il nostro monitoraggio è costante. Devo dire, in Amiata non è nevicato quest'anno, però queste giornate di acqua di queste settimane hanno abbastanza rimpinguato le sorgenti. Speriamo che qualche altra giornata di pioggia prima del ricaricamento estivo, questo ci permette di guardare all'estate con relativa tranquillità. Prima di chiudere facciamo un'anticipazione, perché ADF è impegnata in una campagna sulla qualità dell'acqua potabile. Di che cosa si tratta? Beh, che cosa si tratta? Per noi adesso che arriva la primavera e l'estate, dove l'acqua diventa un elemento fondamentale anche di idratazione umana, vogliamo ribadire quanti e quali controlli facciamo sull'acqua potabile ogni giorno, cosa si fa consumando l'acqua del rubinetto, si risparmia CO2, quanti milioni di metri cubi abbiamo risparmiato dall'ambiente con la riduzione delle perdite, 2000 km di rete controllata. Insomma, vogliamo raccontare che l'acqua che arriva al rubinetto è buona e quindi si può utilizzare con abbondanza. Bene, siamo in chiusura di questa puntata e con ADF non potevamo che essere chiari e trasparenti come l'acqua. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un caloroso saluto a tutti.